siamo qui oggi su GTA per vedere una cosa che ho visto più volte, ma quest'oggi cercheremo tramite altre mod, altri mod menu, altre cose fantastiche, di salvare Trevor dal finale. Non mi ricordo mai, è il finale A dovrebbe essere. Quindi prima di cominciare mi raccomando un pollicione in su, magari un commento qua sotto con scritto il buco, insomma, perché c'è un buco e quindi commentare con il buco rende il tutto molto più... buco, appunto. Come prima cosa dobbiamo andare nel salvataggio The Big Score, perché qua possiamo ancora fare la scelta. Qua abbiamo ancora il destino di questo gioco tra le mani: scegliere la morte di Trevor, scegliere la morte di mia madre. E vi faccio vedere come. Fantastico. Sì, no, lei mi sta un sacco simpatico. Andiamo qui con la macchina e incontriamo il povero Trevor. Gli punta la pistola e poi tutto questo, raga, ormai lo sappiamo e lo conosciamo a memoria. Adesso, test numero uno: fermare il povero Trevor prima che possa andarsene. È una cosa dura, perché penso non sia possibile farlo. Vediamo un po'. Va avanti lo stesso? Va avanti lo stesso, anche se è bloccato, raga. Lui è frozen, quindi vuol dire che lui in questo momento, raga, non sta andando per il suo motore, ma lui sta unicamente andando come se fosse su delle rotaie, ok? Ci siamo capiti? Bene o male siamo lì. Ci vado davanti, voglio vedere se l'impatto sarà degno di nota oppure no. Trevor! Beh, devo dire che è una bella mazzata. Ancora! Ma sta già per scoppiare la macchina! Per due robe! Insomma, Trevor mi ha scassato la macchina e viene qua, raga. Tutto normale. Signor Clinton, intanto devo uscire dalla macchina. Abbasso il tempo in modo da fare tutto nel minor tempo possibile. Pistola presa, attivo! La pistola geyser e cerco di farlo partire per aria. Quanto ci vuole per sparare un colpo? Sì, ho capito, ma... ma adesso, ma buongiorno! Metti un'altra arma allora, sta qua non tira fuori niente. Com'è che non parte l'idrante? Beh, non so per quale motivo, raga, l'idrante non parte. Non è che magari è il tempo bloccato che gli rompe le palle? Ah, non funziona proprio con lui. Trevor è immune a queste robe. Tutto normale allora. Cerco di entrare in macchina con lui come passeggero. Trevor gira come un pazzo. Cerchiamo tipo di agganciarlo a questo arrotino e vediamo un po' come si comporta. Siamo incastrati dentro. Ora noi seguiamo l'arrotino. Trevor vorrebbe andare verso il basso, ma la risposta del tizio è assolutamente no. Guardate Trevor come vuole andare. Guardate come cerca di voltare, mentre questo gigione assolutamente gli nega la cosa. Quindi volendo Trevor in questo modo potrebbe salvarsi, no? Vedete, bestemmia eccetera, però non raggiunge il punto della sua morte. E già qui potremmo considerarlo come... cosa vuole Michael? Ah, mi è arrivata la chiamata di Michael. Ma sono sopra con lui, raga. Attenzione, c'è come una deviazione della missione. Michael mi ha chiamato e tra poco dovrebbe esserci l'incontro tra Michael e Trevor. Però io sono da un'altra strada, non sono nella zona. Che succede? Scappato cosa che sono con lui? Perché scappato? Blocchiamo il body. Va se giro storto. Me lo salvo nel database. Dopodiché mi aggancio con questa. Ma ci sono i suoi denti qua sopra. Ma cosa? Arriviamo al punto di Trevor. Quando Trevor sarà sul punto di schiantarsi, cercheremo di attaccarlo qualcos'altro che devo beccare una volta arrivato sul punto, in modo che appunto Trevor possa salvarsi. Così facendo, l'incontro avviene tipo qua. A sto punto io metto un oggetto a caso, l'811 to, praticamente il body che è già nel database. Quando sarà il momento, prima dell'incidente, dovrà attaccarsi alla mia roba e teoricamente dovremmo riuscire a impedire l'incidente di Trevor. Teoricamente, in pratica vediamo. Ti strapperò il cuore dal petto. Va bene Trevor, calma però, Michael mi ha chiamato ora. Il body attacca qualcosa. 811, non c'è più, c'è Trevor senza la macchina. Ma cosa? Ok, lui inizia a sclerare, eccetera, senza la macchina. È stata una cosa fantastica. Arriva Frank, che fino a un attimo fa era in macchina con lui. Cercherò a sto punto di diventare Trevor e metterò il present di Franklin. Dopodiché sparerò con Trevor all'altro Franklin. Lui non può essere sbloccato, ma io per farlo, raga, ho questa cosa. Memoria di gioco insufficiente, raga, ho fatto crashare il gioco. Ma perché? Avevo Afro Bob. Ma se tipo ci fosse una roba di meteoriti, oppure ci fosse, non lo so, quella mod bellissima che ti scassa tutto, tipo questa, non sembra dare molto fastidio alla macchina, sinceramente. Cioè, la vedo molto, molto stabile. Arriva di nuovo Trevor senza la macchina. Ok, guardate che faccia spaesata, che non capisce queste cose. Arriva lì e ora cerco di rifare come ho fatto prima. Il gioco, raga, non regge Afro Bob. Non si va col fuoco, ma si va direttamente con l'altra pistola. Chiama Trevor, mette le cose in chiaro. Goccino di vino, aspettiamo la chiamata di Michael. Dopodiché il burro, Trevor e tac. Pistola da combattimento dovrebbe essere quella che mi serve. Faccio tipo così. Molto bene, Trevor è nel database. Ora ridivento Franklin. Vado in macchina direttamente. Dopodiché Buffalo attacca qualcosa al body e la missione può andare avanti. Un po' incasinata, ma non è successo assolutamente nulla. È una cosa molto romantica, no? Sul volante a quattro mani, mamma mia. Non mi chiama Michael? Magari l'ho buggato, spero di no. Là. Ma? Cosa aspettate? Non sto capendo. La missione ce l'ho. Io devo colpire Trevor. Invece di andare a sbattere lì, raga, è andato a sbattere qua. Michael non mi ha chiamato. Non è arrivato. Michael non si è presentato. E Trevor è qua. La missione, come vedete dal radar, mi dice uccidi Trevor. Ma in questo caso, Trevor... adesso tiro via la Buffalo perché non ci si capisce niente praticamente. Teoricamente sarebbe salvato. In pratica non lo so. È come se lui avesse anticipato Michael, ok, la sua chiamata. Non so per quale motivo. E se Michael non mi chiama, lui va a sbattere qua. Si è salvato da solo praticamente. Non
posso entrare in macchina. Vediamo. Trevor, non lo posso staccare. Michael qua non c'è, perché Michael arriva da qua praticamente. Ok, lui viene su di qua, gira qua e ti fa sbattere tramite questa roba qua. Però non posso cambiare perché sono in missione. E qua ho Trevor. Diventa Trevor, scendi dalla macchina. E il mio nemico è Franklin oppure è la macchina? Il mio nemico sembra essere la macchina. Trevor, come va? Ma se io distruggo la macchina, quindi che succede? Trevor non fa nulla, gli sparo ancora. Lo so che dovrei salvarlo, però Trevor teoricamente è salvo. Il nostro nemico rimane non Trevor, ma la sua macchina. Mi dai un bel missilone. Dov'è il missilone qua? Vediamo, vai. Un po' resistentina sta macchina. È indistruttibile per forza. Non può essere distrutta. È bloccata su indistruttibile. Allora a sto punto cerco di sparare a Trevor ancora un po'. E vediamo se uccidendo lui. No, perché teoricamente ragazzi, è la macchina che devo scassare. Il resto non c'entra. Però non posso levarla dall'invincibilità. Cioè la macchina è intoccabile praticamente. Per eliminarla definitivamente io la cavo dal database. Ok. Lei uscendo dal gioco dovrebbe teoricamente eliminarsi. Oppure teletrasportarsi da un'altra parte. Mi piace pensare che possa eliminarsi. Vediamo. La macchina tipo qua me l'ha salvata. Questo qua. Faccio un test. Uccido Trevor e vediamo se mi dà missione fallita oppure no. Ma hai bruciato Trevor ancora. Trevor, ma basta sto vizio di bruciare sempre. Che palle. Trevor è morto. La sua macchina è ancora qua. Io ora cerco di eliminare la macchina. Se no non si poteva distruggere in alcun modo. E basta. E se diventassi Trevor oppure Michael? Prova a diventare Michael. Non posso Trevor. Nemmeno Trevor posso. Ok, mi uccido a sto punto e cerchiamo di vedere se è possibile sbaggare sta roba. Un secondo raga, cerco di fare una cosa troppo stupida. Lo sblocco. Cerco di fare tipo veicolo. Teletrasporti nel veicolo più vicino. Ancora. Eccolo qua, è sulla macchina di Trevor, è al posto del guidatore. Ma perché mi ha buttato fuori? Oddio, aspetta, questo è il Trevor originale. La macchina va da sola. Un secondo, raga, io mi sono arruolato il Trevor della missione. Unicamente entrando in macchina al suo posto, lui ha rilevato già qualcuno sopra. E allora è sceso. Ora noi dobbiamo inseguire la macchina di Trevor senza nessuno al volante. Praticamente questa qua non è più una missione uccidi Trevor, ma cerca di recuperare la macchina di Trevor senza un motivo. Vedete, al volante qua non c'è nessuno. Mi attacco al body così evito di andare avanti come un pazzo. Sganciamo la baffola a sto punto. Database, davanti il tempo e la macchina andrà per i fatti suoi. Sono curioso, raga. Vediamo la macchina senza Trevor. Vediamo Trevor come va avanti sta roba. Trevor adesso è in macchina con lui. Dovrebbe teoricamente tornare con me. Quindi in pratica lo salviamo. Qua c'è la macchina di Franklin. Trevor è scomparso. Pistola non posso mettere quella che voglio, penso. Vediamo. Pistola da combattimento. Dovrebbe essere quella che ho ora. Così divento Trevor. Esatto. Blocco la scena. Lo metto qua in fondo. Voglio vedere come fa a bruciare. Trevor è sotto la macchina. Non dovrebbe avere problemi a salvarsi. Lo metto anche immortale. Gli metto le peggio cose. Tipo 99.000 di vita. È rimasto. Però io volendo, io qua me lo sposto. Attacco a qualcuno. Franklin. Trevor però a sto punto non è morto, raga. Ha 132 di vita. Tu non muori con questa vita, ok? Trevor c'è. Loro parlano. E Trevor però di fianco c'è. Eccolo lì, Trevor. Eccolo lì. Sembra dispiaciuto però. Ha la faccia tristissima, Trevor. Lui resta con il volto triste in pratica quando muore. Voglio vedere se Trevor me l'ha salvato. Quindi database. Franklin non è valido. Michael non è valido. Ma Trevor è valido. C'è ancora il body con il pupazzo bruciato. Era tipo di qua. Loro girano di qua e poi vanno verso destra. Quindi dovrei riuscire a beccarli subito. Non è qua. Non va qua dopo. Trevor non me lo mostra. Cioè dovrebbe essere qua mi pare. Me l'ha teletrasportato Trevor, quindi forse è come con Michael che mi porta Trevor da un'altra parte. Clicco su sto Michael e faccio attacca Trevor. Dovrei avere il Trevor triste, è quello originale questo, quello che abbiamo appena ucciso. È proprio lui, è sempre qua. I personaggi uccisi vanno praticamente qua. Divento Trevor e poi cambio in Michael. Ok, Trevor rimane ostile ovviamente. Si dicono tutte le varie robe, c'è stato Trevor tra l'altro a cominciare questa lite. E loro non possono incontrarsi. Cerco di morire a vedere se posso sbaggarlo morendo. Là. Ora dovrei riuscire a diventare Trevor e dovrei essere Trevor a tutti gli effetti. Io sono un personaggio normale. Un bel po' schifo così. Puoi interagire con i barbieri. Ora, raga, la prova del 9 è si può andare a bastare. Se può andare a bastardo vuol dire che viene sbloccato morendo al 200%. Vediamo. Si sbagga, raga. Si sbagga. Michael non poteva, ma con Trevor lo puoi fare. Se vi ricordate, con Michael non potevo. E se lui andasse tipo a casa di Michael, trova la sua famiglia. Dovrebbe trovarla perché Michael non è morto. Michael è vivo. Quindi problemi non dovrebbero essercene. Non c'è nessuno. Però dovrebbero esserci teoricamente perché Michael non è morto. Salve. Trevor, che piacere vederti. Io sarei morto, eh. Io dovrei essere morto teoricamente. E si può anche parlare con Trevor, no? Vediamo un po', ragazzi, se posso giocare a sto punto a tennis. Con chi gioca? Con Amanda. Ma è bellissima sta cosa. A sto punto, se Trevor è così sbloccato, io potrei incontrarlo per caso e fare cose con lui. Vediamo. Si sta grattando. Prende il telefono. Vediamo.
Ah, ok, ok, niente da fare. Non possiamo comunque prendere, insomma, avere interazione con lui. Però ci parla come se fosse sbloccata al 100%. Ridivento Trevor. E vediamo un po' incontrando Franklin. Non cambia niente. Molto bene. Ma se dovessimo sparare contro la casa del signor Clinton, con Trevor che è morto, quello potrebbe essere la loro risposta. Vediamo se si rompe le palle Franklin dopo un po'. Se questa roba parte, Franklin mi manda un messaggio: sei tu che spari i razzi contro casa mia, ma io sono morto. Questo è il primo contatto che c'è tra Franklin e Trevor. E non posso contattarlo. Però Franklin manda messaggio a Trevor come se Trevor fosse ancora vivo. Ora vado da Michael e sparo anche le cose contro casa sua. Michael. Michael chiama Trevor. Trevor è morto in questo momento, Vengo qua di giorno e cerco di beccare la famiglia di Michael. La uccido e voglio vedere se brontolano, perché vogliono l'ospedale pagato da una persona che teoricamente sarebbe morta. Per il gioco questo Trevor non esiste più. Tutti gli altri non li trovo. Trovo solo e unicamente Tracy. L'attacco qualcosa tipo, non lo so, metto 811. Lei è la Tracy originale. Se io le parlo mi rileva come la Tracy originale. Vedete? Mio Dio, era una ragazzina così carina. Cerco di ucciderla e vediamo se ho una risposta a questa roba. Ok, missile partito, Tracy dovrebbe essere morta. Michael si sta incavolando come una bestia. Tracy dove è andata? Ora, se dovessi ucciderlo, potrei avere il messaggio di Tracy. Vediamo, là, dovrebbe sbagarsi. Eccola qua, Tracy si prende malissimo. Tracy me lo manda, quindi Tracy mi rileva. Questo Trevor è un Trevor che c'è ma non c'è. Ciao Trevor, lo sblocco. Non lo considera, che è sta roba? Non lo considera più, è completamente bloccato. Trevor si è salvato comunque, ragazzi. Siamo riusciti a impedire la sua morte più di una volta tramite il baghettino, quindi sono soddisfatto. Del ghetto, mírame con el debido respeto, llevo metralletas como amuleto, le daré al gatillo, te lo prometo.